perché in che misura ha senso oggi studiare comunicazione? L'ho anticipato prima nella nostra conversazione privata e cerco di sintetizzarlo qui. Studiare comunicazione ha senso per il titolo di quello che ci siamo detti oggi, perché comunicazione arriva a essere tutto, dalla guerra alla vita di tutti i giorni, alla possibilità di costruire l'azione di un'impresa, un brand, la proiezione di sé o la scrittura di un romanzo. Ma c'è una e una sola cosa che diventa il segreto vero, dal mio punto di vista, della comunicazione: una grande capacità artigiana, che è quella di conoscere gli strumenti, le modalità, le metodologie attraverso le quali si può procedere, e poi la volontà profonda di studiare fino in fondo quello che si vuole o si deve comunicare. Solo dalla conoscenza profonda, arrivo a dire intima, di quello che si vuole comunicare, si può trarre l'idea che è quella che ti permette di farla diventare idea condivisa e quindi comunicazione. Non esiste una comunicazione che è quello che invece ci spiegano di solito, quella di superficie, un po' quanto basta per non sarà mai efficace. Ogni volta che dovete comunicare una cosa, sia essa un tondino o la storia della vostra vita, cercate di andarci dentro fino in fondo senza fare sconti. Una volta studiato fino in fondo, un po' di sani strumenti artigiani e si arriva a comunicare.